All'Università degli Studi di Perugia il professor Salvatore Pere dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Benvenuto. Una prima domanda, visto che presenterà un incontro sull'Unione Europea al Bidio, problemi e proposte, è proprio questa. Lei individua quattro problematiche principali che sta fronteggiando attualmente l'Eurozona. Quali sono? Allora, la prima innanzitutto è il problema della separazione tra le istituzioni e i cittadini. E questo perché l'Unione Europea non ha un ministro delle finanze. Quindi in questo momento storico l'unica istituzione che sta operando visibile dal punto di vista dei cittadini è la Banca Centrale Europea. E questo è un problema perché spesso queste politiche della Banca Centrale Europea non vengono conosciute appieno dai cittadini e questo finisce per provocare una separazione fra cittadini e istituzioni. Quindi il primo problema è proprio questo. Ok, il secondo problema che noi stiamo sperimentando specialmente in Italia è il fatto di aver perso competitività nei confronti di alcuni paesi europei da quando è entrato in vigore l'euro e adesso stiamo subendo anche un'altra forma di concorrenza dal punto di vista industriale da quando sono entrati i paesi dell'est nell'Unione Europea. Ci sono forti movimenti di delocalizzazione produttiva e questo sta rappresentando un problema proprio per la coesione sociale europea. Nel senso che molte aziende che chiudono poi riaprono in questi paesi e in questo senso noi dobbiamo intervenire perché si crea una concorrenza fra lavoratori che diciamo non ci porta da nessuna parte in quanto si abbassano gli standard di vita nei paesi dell'est e si crea disoccupazione nei paesi dell'Eurozona. Un altro problema enorme che però è quello che viene sottovalutato spesso è che l'Italia non riesce a spendere i fondi europei che arrivano. Cioè, del piano 2014-2020 è stato speso solo il 3% dei fondi disponibili e questo è dovuto a difficoltà burocratiche che stiamo affrontando in particolare noi, perché siamo il sest'ultimo paese per capacità di spesa, perché non riusciamo a presentare i progetti e non riusciamo ad avere soprattutto la parte del cofinanziamento dove l'Italia deve trovare altre risorse che non riesce a trovare. Veniamo al quarto, diciamo, problema, che è quello del debito pubblico italiano, che essendo più alto crea un conflitto implicito tra quelle che sono le strategie di Lisbona e quelli che sono i risultati che sono ottenibili dal punto di vista dell'Italia, perché nelle strategie di Lisbona vengono lasciate ai singoli stati i piani nazionali di riforme con cui effettuare degli investimenti e impostare delle strategie di crescita. In realtà questo non si verifica perché l'Italia è sottoposta a dei vincoli ulteriori relativi al fatto che col patto di stabilità e crescita noi non possiamo sforare il vincolo del 3% e avremo addirittura dei vincoli ulteriori dovuti al fatto che paghiamo un enorme interesse sul debito e quindi abbiamo un problema di spread. Tutte queste problematiche andrebbero affrontate a livello centralizzato con l'istituzione di un organismo che in questo momento non esiste, che è il Ministro delle Finanze dell'Unione Europea, che dovrebbe appunto coordinare le strategie di intervento, passando anche, per così dire, oltre ai singoli stati e intervenendo direttamente. E quello che io poi sottolineo, che penso sia un problema fondamentale, sia quello di partire anche dal lato della domanda. Mentre per il momento le impostazioni che riguardavano le strategie di Lisbona riguardavano soltanto le politiche dell'offerta, quindi gli incentivi alla localizzazione industriale fine a se stessi e la formazione spesso esterna alle università finanziando dei centri di ricerca magari esterni. Si dovrebbe tornare a finanziare la ricerca di base, l'istruzione di base e partire anche dal punto di vista dei diritti dei lavoratori e dei diritti delle persone. Questo potrebbe rendere finalmente visibile l'Unione Europea anche a persone che fino adesso non l'hanno conosciuta, di fatto.